Ciao a tutti ragazzi, qui è Saidonia e in questo video parleremo di... Magari questa la tagliamo? Magari. Ciao a tutti ragazzi, qui è Saidonia e siamo qui per parlare delle ultime novità che Game Freak e The Pokémon Company hanno rivelato 2 giorni fa su Pokémon Sole e Luna attraverso sito ufficiale e canale YouTube. È tempo di conferme, stavolta ad essere confermato è il leak cinese che avevamo trattato qualche settimana fa proprio sul canale di Pokémon Millennium e al quale avevo deciso di dare fiducia. Proprio come questo traduttore aveva dichiarato, ad Alola non ci sarà più la Lega Pokémon e quindi saranno totalmente eliminate le palestre, sostituite da una nuova meccanica chiamata il Giro delle Isole, una tradizione di Alola che consentirà all'allenatore di affinare le sue tecniche di maestro di Pokémon andando in giro per tutte e 4 le isole di Alola e lì completando sfide e competizioni di vario tipo. All'interno dell'ultimo trailer sono stati infatti rivelati i cosiddetti capitani, personaggi chiave della trama che metteranno a dura prova l'allenatore protagonista presentandogli delle competizioni davvero variegate fra loro e che molto spesso sono totalmente scollegate dalle lotte Pokémon. Abbiamo Suiren, un capitano specializzato nei Pokémon di tipo acqua, Ibis, maestro dei Pokémon di tipo erba, Kawe, che invece è maestro dei Pokémon di tipo fuoco, ed infine Chris, specializzato nei Pokémon di tipo elettro. Il colore dei tipi caratteristici dei Pokémon di questi capitani è ripreso dalla parte superiore di un ciondolo o una cintura nel caso di Chris che tutti quanti indossano. Come potete vedere, insomma, i colori sono proprio quelli dei tipi. All'indomani di questa rivelazione, che a mio avviso è stata graditissima perché ha smosso dal fondo le basi dei giochi Pokémon ormai invecchiate dopo 20 anni, tutti quanti ci siamo chiesti: ma allora il numero dei capopalestra si è ridotto, visto e considerato che i capitani sono i nuovi capipalestra e quindi da 8 sono diventati 4? E Chris, che c'ha la maglia del cavolink, è un nostalgic fag? Credo di avere la risposta a questa domanda, ma per farlo dovremo andare incontro ad una lunga analisi. Soffermiamoci sulle informazioni ufficiali, come sempre. I personaggi in questione sono chiamati capitani, addirittura in inglese trial captains, ovvero letteralmente capitani delle prove. Insomma, dai nomi possiamo evincere che nulla li collega alle isole, piuttosto essi sono caratterizzati da essere dei capi di alcune prove che si svolgono nella regione di Alola, e quindi questo non significa che all'interno di un'isola non vi possano essere più prove. Ognuna delle prove poi è caratteristica, e quindi il capitano è caratterizzato, piuttosto dall'essere associato con un'isola in particolare, dal fatto che fa svolgere all'allenatore protagonista una prova particolareggiata. Per esempio, Ibis chiede all'allenatore di cercare degli oggetti, mentre Kawe chiederà di memorizzare dei passi di danza. Andiamo avanti. Nel paragrafo "Le prove del giro delle isole" presente all'interno del sito ufficiale, possiamo leggere che all'interno delle varie isole sono imbastite delle prove che l'allenatore dovrà superare. Si parla di prove al plurale, non al singolare, quindi insomma, prendendo letteralmente le informazioni ufficiali, c'è da dire che non è da escludere che all'interno delle isole ce ne possano essere più di una. Inoltre, nel paragrafo "Grandi prove", una prova di cui parleremo più tardi, ci viene specificato che la grande prova è l'ultima prova di ogni isola, che ci permetterà poi di muoverci una volta superata all'isola successiva. Quindi insomma, ogni isola è caratterizzata da una grande prova, il che significa che questa probabilmente è la prova caratteristica di ciascuna isola, mentre invece le prove normali potrebbero essere numericamente maggiori. Ora, senz'altro questi sono puramente elementi lessicali, nel senso che siamo andati a leggere delle frasi e gli abbiamo dato un'interpretazione particolare, però ho una prova molto più schiacciante del fatto che le prove possano essere molteplici in una singola isola. Rispondiamo a una domanda che apparentemente non c'entra nulla: dove sono collocati questi capitani? Dove sono situate le loro prove? Per Ibis sappiamo bene che la prova si svolge in una giungla, più precisamente la cosiddetta giungla ombrosa. Tuttavia di giungle ne è piena Alola, come potete vedere dalla mappa, insomma sono tanti gli spazi naturali con alti arbusti e cespugli, quindi insomma lascia il tempo che trova. Tuttavia all'interno di un frame del trailer giapponese possiamo notare con chiarezza che Ibis è presente all'interno di una fattoria Miltank, e la fattoria l'avevamo già individuata all'interno dell'analisi di qualche mese fa della mappa di Alola, ed è all'interno dell'isola a destra di Melemele. Non essendoci altre fattorie, ed essendo che, guardate caso, a sud della fattoria si trova effettivamente una giungla con alti arbusti, beh, mi sa proprio che Ibis si trova in quest'isola. Chris invece lo possiamo vedere all'interno di una struttura particolarmente tecnologica, con tanto di un planetario e di un meteorite. Beh, insomma, data anche la colorazione blu degli interni, non mi viene che da pensare all'osservatorio, questa struttura blu anche al suo esterno che si
si trova nell'isola in fondo a destra di Alola. Quindi insomma è qui che piazzerei Chris, anche per la sua vocazione da studioso. Su Suiren nutro qualche dubbio. Questo perché non riusciamo ad individuare un punto che assomigli a quello spazio di mare aperto nel quale l'allenatrice mette alla prova il giocatore. Insomma, a dir la verità, per la pioggia che si vede nel trailer, l'allenatrice potrebbe essere situata sempre nell'isola in basso a destra di Alola. Ma d'altra parte il fatto che vi siano delle piccole cascate potrebbe situarla nella parte sul retro di Mele Mele, quella non visibile dalla mappa e leggermente intuibile dal frame visto nel primo trailer giapponese di Pokémon Sole e Luna. Per dirvi la verità, di Suiren poco ci importa, perché quello che è importante è collocare Kaue. Kaue lo vediamo sulla cima di un vulcano, con tizzoni ardenti e fumi che vanno verso il cielo. Non è che è collocabile nell'isola a destra di Mele Mele sulla vetta del vulcano. Ma attenzione, da questa collocazione possiamo evincere due informazioni importantissime. La prima è che dovunque si collochi Suiren certamente non è collocabile nell'isola in basso a sinistra, che però dovrà pure avere dei capitani, visto che dobbiamo avere almeno una prova per isola. D'altra parte abbiamo una cosa ancora più evidente: nell'isola a destra di Mele Mele abbiamo collocato con certezza praticamente massima sia Ibis che Kaue, due capitani all'interno della stessa isola. A questo punto ovviamente la supposizione è fattibile: ci saranno non 8 capopalestra ma 8 capitani, ed essendo 4 le isole ed avendone noi collocati 2 nell'isola a destra, beh, probabilmente saranno 2 per ogni isola. È il momento di sfatare a questo punto un altro mito. Io stesso, all'interno di vecchi video, come tante altre persone, ho creduto che le isole di Alola potessero essere collegate ai colori dei giochi di prima generazione e che quindi accanto a Mele Mele avremmo avuto l'isola rossa, l'isola blu e l'isola verde. Beh ragazzi, mi sbagliavo e vi dimostrerò il perché. Cominciamo da lui, prendiamo anche qui la materia trasversalmente. Lui è Oricorio, un nuovo Pokémon, il Pokémon Danza, un uccello con un secondo tipo volante che cambia di specie a seconda della location nella quale viene trovato. Esso infatti è in grado di succhiare il nettare di particolari fiori che si trovano all'interno delle isole di Alola e assorbirne i poteri per cambiare fisionomia. Le sue quattro specie si basano su quattro stili di danza molto famosi. Il tipo fuoco volante è basato sul flamenco, il tipo elettro volante è basato sulla cheer dance, il tipo psico volante è basato sulla hula e l'ultimo, il tipo spettro volante, è basato sullo stile buio. Del resto è possibile vedere questi fiori anche all'interno del background di battaglia di alcuni footage di Oricorio. Vediamo per esempio i fiori rossi, i fiori gialli e i fiori viola. Quindi Oricorio è un Pokémon influenzato dai fiori che riesce ad assorbire posizionati all'interno delle varie isole di Alola ed ha questi seguenti schemi di colori: il rosso, il giallo, il viola e il rosa. Prendiamo altri elementi che sembrano non entrarci nulla con il nostro discorso. Nella descrizione ufficiale di Durantis, un nuovo Pokémon introdotto all'interno di questo ultimo trailer e basato su una mantide religiosa, leggiamo che questo sarà un Pokémon cruciale durante la prova di Akala. Ma Akala non è il nome di nessun capitano e in hawaiano significa rosa. Ora, sul Twitter ufficiale di Pokémon giapponese è stata pubblicata subito dopo il trailer un'immagine nella quale si vede che il professor Kukui consegna all'allenatore protagonista e ad Ao uno strumento, il cosiddetto lascia passare di Alola, una sorta di gingillo che gli allenatori si dovranno portare dietro per essere ammessi al giro delle isole. E qui si trovano quattro triangoli, probabilmente rappresentanti le quattro isole presenti ad Alola, e i loro colori sono giallo, rosso, viola e rosa. Dando un occhio poi a un elemento dell'overworld che è trapelato dall'ultimo trailer giapponese, possiamo farci un'idea ancora più chiara dell'importanza di questi colori. Prima dei luoghi nei quali si affrontano le prove, ci sono delle specie di paletti di legno che hanno al di sopra dei triangoli rossi, viola, gialli e rosa. Sembrerebbe quasi insomma un monito per l'allenatore che vuole attraversare un percorso particolarmente difficile in modo da avvisarlo che lì si possono trovare dei pericoli. La domanda sorge spontanea: non è che allora Mele Mele, l'isola gialla, sia forse accompagnata dalle isole rossa, viola e rosa? Ma soprattutto, da dove li hanno pescati questi colori? Non è che si sono messi, non lo so, a copiare le lauree del Trivial Pursuit? Inizialmente ho cercato di ricollegare questi colori ai tipi dei Pokémon e quindi ho ipotizzato che i Kauna, ovvero i capi delle isole che dovranno essere affrontati durante le grandi prove, potessero avere delle squadre monotipo del tipo fuoco, elettro, spettro oppure psico. Però non tornava la cosa, perché avremmo avuto ben due ripetizioni. Il tipo elettro e il tipo fuoco sono già assegnati a due capitani, Chris e Kaue, quindi insomma non ha senso. La verità è che la soluzione è molto più scontata e come sempre le cose più semplici si rivelano anche essere le più esatte. Le isole non sono nient'altro che ispirate ai colori ufficiali delle isole realmente esistenti all'interno dell'arcipelago delle Hawaii che Game Freak ha preso a modello per creare l'arcipelago di Alola. Mele Mele è gialla perché Oahu, l'isola di riferimento, ha il colore giallo come colore ufficiale. Maui, l'isola all'interno della quale si trova il vulcano Haleakala e quindi chiara ispirazione dell'isola a destra di Mele Mele, è caratterizzata dal colore ufficiale rosa. E Haleakala infatti è anche il luogo della prova della giungla ombrosa, ne siamo certi perché sono le informazioni ufficiali a dircelo, ed è dove avevamo piazzato Ibis.
release, quindi una sorta di conferma all'interno della nostra stessa teoria. L'isola di Hawaii, la più grande dell'arcipelago, all'interno della quale si trova anche un ghiacciaio ripreso nell'isola in basso a destra di Alola, è caratterizzata dal colore ufficiale rosso. Infine, l'isola di Kauai, che sembra Kawaii in giapponese, quindi è l'isola più pucciosina del mondo, ha il colore viola. È svelato dunque l'arcano. I colori di riferimento delle isole di Alola non sono nient'altro che i colori ufficiali delle isole realmente esistenti alle Hawaii ed ispirazione della geografia data ad Alola dai creatori di Pokémon. Se i colori allora saranno effettivamente giallo, rosso, viola e rosa, i nomi potranno essere Mele Mele per l'isola che già conosciamo. A destra di Mele Mele abbiamo Akala, in fondo a sinistra abbiamo Pony, ovvero viola in hawaiano, e in fondo a destra abbiamo invece Hula Hula. La domanda da porsi successivamente è: nel momento in cui avevamo teorizzato precedentemente che i Tapu avrebbero avuto gli stessi colori delle isole, e quindi verde, rosso, blu e giallo, e dal momento che abbiamo dimostrato che adesso questi colori non corrispondono effettivamente alle isole di Alola, non sarà allora che quella teoria è infondata e vada insomma in qualche modo distrutta? In realtà non credo. E questo perché quando abbiamo ragionato sui Tapu, gli elementi li abbiamo attribuiti a loro non perché questi fossero collegati alle isole, anche perché non erano informazioni ufficiali, quanto piuttosto perché le divinità di riferimento erano collegate agli elementi fuoco, erba, acqua ed elettricità, o aria in un certo senso. In pratica quel che voglio dire è che è possibile che ci sia una citazione alla prima generazione, e noi l'avevamo sempre rivista nelle isole, ma non è così. La citazione nella prima generazione probabilmente sono proprio i Tapu. Chiariamo un ultimo aspetto legato al giro delle isole. Come funzionano le prove? Le prove dei capitani hanno tutta l'aria di essere delle quest, peraltro variegate, e abbiamo un'ulteriore conferma, visto che delle quest avevamo già teorizzato in passato, avendo visto l'iconcina degli obiettivi nella minimappa sullo schermo inferiore del 3DS contenuta all'interno del Rotomdex. Come vi dicevo, gli obiettivi sono variegati fra loro, infatti abbiamo Ibis che ci chiede di raccogliere 4 oggetti, Kawe che ci chiede di memorizzare dei passi danza, Suiren che ci chiede di trovare un Pokémon particolarmente forte che abita i mari di Alola, e Chris che, a dir la verità, ancora non sappiamo cosa ci possa chiedere, ma visto che nel sito ufficiale si parla di raccogliere oggetti o particolari quiz, e vista la particolare vocazione da studioso di Chris stesso, beh, credo proprio che i quiz siano la sua di prova. Nel mezzo delle prove però verremo disturbati dai cosiddetti Pokémon dominanti, dei Pokémon giganti con delle statistiche più alte del solito, che attaccheranno gli allenatori e li metteranno a dura prova. Questi sono dei veri e propri boss a tutti quanti gli effetti, con la capacità addirittura di chiamare in proprio aiuto degli altri Pokémon di minore forza. Insomma, proprio come le battaglie Horda, dei veri e propri handicap match che attualmente sappiamo essere per certo almeno 2 contro 1, ma che in futuro potranno arrivare magari alla fine della storia anche a dei 5 contro 1 per incrementare la difficoltà. Sappiamo per certo che i Pokémon dominanti sono almeno 2, perché ci sono stati mostrati negli ultimi trailer. Abbiamo Gumshoes, la neo introdotta evoluzione di Yanguos, che sappiamo per certo ormai essere un Pokémon ispirato ai grandi politici che vogliono costruire mura sulle cose, e Lurantis, che come detto prima sarà il Pokémon dominante della giungla ombrosa. Che i dominanti siano dei Pokémon in realtà indipendenti dalle prove da affrontare lo sappiamo per certo, infatti nella descrizione di Lurantis leggiamo che l'allenatore durante il compimento della prova di Ibis sarà disturbato da questo Pokémon che cerca di scacciare tutti quanti gli umani dalla giungla stessa. Uniamo questa informazione ad un dettaglio fondamentale: nel trailer giapponese possiamo vedere che Gumshoes arriva davanti all'allenatore dopo essere saltato da un'altura, e durante il salto egli si posiziona davanti ad un totem con il simbolo del bracciale Z, che vedremo dopo essere collegato alle mosse Z, il nuovo nome delle super mosse, all'interno del quale vi è una cavità. Dentro la cavità abbiamo una sorta di elemento luccicante di colore bianco che brilla a intermittenza. Vuoi vedere che questo è il cristallo Z di tipo normale, ovvero il cristallo in grado di sbloccare la mossa Z del medesimo tipo? In altre parole, è possibile che le battaglie con i Pokémon dominanti siano la condizione per ottenere il cristallo Z dello stesso tipo del dominante battuto? Beh, la cosa sarebbe coerente con il fatto che gli unici 2 Pokémon dominanti finora rivelati sono di tipo unico. Infatti Lurantis è di tipo puro erba e invece Gumshoes è di tipo normale. Secondo questa tesi, allora potremmo avere 18 battaglie durante tutto il gioco contro i Pokémon dominanti. Alcune saranno obbligatorie perché le troveremo all'interno delle prove come disturbo e inframezzo, mentre invece altre saranno opzionali, si troveranno all'interno di luoghi da esplorare con attenzione, magari per trovare dove il dominante è situato, e ci permetteranno di raccogliere i restanti cristalli Z per completare insomma l'outfit del nostro bracciale. Una meccanica di questo tipo, a dir la verità, prenderebbe comunque a modello le megapietre. Se ricordate, alcune megapietre come quella degli starter o quella di Latios e Latias si trovano durante l'avventura obbligatoriamente di Rubin Omega e Zaffiro Alfa, e altre invece devono essere trovate con l'esplorazione e sono quindi opzionali, si possono prendere come no. Peraltro la presenza di dominanti aggiuntivi opzionali al
allungherebbe di molto il gioco, soprattutto di un gioco che sembrerebbe non avere una lega e quindi di fatto un postgame che deve essere, insomma, come dire, basato su altri contenuti. L'insieme delle prove dei capitani e delle battaglie con i Pokémon dominanti culminerà nella grande prova, una battaglia contro l'allenatore più forte dell'isola che si sta visitando, ovvero il Kauna, che è Kakuna in toscano perché questi allenatori si rafforzano e sono tosti. Ala è a tutti gli effetti il Kauna dell'isola di Mele Mele e dobbiamo soffermarci su un dettaglio interessante. Dal trailer che abbiamo visto l'altro ieri, vediamo che la squadra di Ala è composta da 3 Pokémon. E voi mi direte, che vuol dire? Che c'entra? Beh, c'entra perché in Pokémon X e Pokémon Y vi ricordo che il primo capopalestra ad avere 3 Pokémon è Ornella. Terzo, seguendo la logica della teoria che stiamo portando avanti finora, in ogni isola avremo 2 prove, quindi 2 capitani, e un Kauna, una grande prova. Quindi, a tutti gli effetti, Ala è la terza grande prova, cioè in termini di gameplay, come fosse il terzo capolestra. Quindi, non dovremmo immaginarci una prima tranche di 8 capitani fatti tutti quanti di fila, e poi 4 Kauna come fossero Super 4, come era nelle precedenti generazioni. Qui avremo delle fasi a step di isole, nelle quali quindi alterneremo costantemente prove dei capitani e una battaglia con il Kauna, altre prove e altra battaglia, eccetera eccetera eccetera, fino a completare il gioco avendo battuto sia tutti i capitani che tutti i Kauna. Infine, battuto il Kauna, con molta probabilità ci troveremo a fronteggiare il Tapu presente nel tempio specifico di ciascuna isola, dimostrando alla divinità di essere meritevole della sua benedizione e del suo aiuto. Che dire, vista così, ragazzi, nelle isole di Alola c'è da fare veramente un sacco di roba. Si arriva e si affrontano due prove diversissime fra loro e che richiedono all'allenatore di scavare nella sua mente per trovare varie tipologie di abilità diverse per riuscire a affrontarle e completarle. D'altra parte poi si affrontano dei Pokémon dominanti in battaglie handicap che comportano ovviamente l'apprendimento anche del combattimento, della lotta, insomma. Infine, tutta questa esperienza immagazzinata dalle varie prove dovremo concentrarla nell'unica prova definitiva, la grande prova, ed infine dimostrarci anche in grado di catturare Pokémon contro il Tapu. Beh ragazzi, chapeau a Game Freak che probabilmente ha creato il gameplay più interessante di Pokémon degli ultimi 20 anni. A proposito di capitani, vi ricordate quel leak nel quale erano state disegnate le evoluzioni finali dei 3 starter, Litten, Poplio e Rowlet, che erano state menzionate anche dal leaker cinese che io stesso avevo tacciato come la parte falsa del leak? Sbagliato. Quei bozzetti sono sicuramente veri e la conferma arriva dal fatto che all'interno della parte dedicata all'evoluzione di Litten troviamo Ibis e le somiglianze con il personaggio effettivamente rivelato ieri sono troppe per essere una coincidenza. Abbiamo il fiore in testa, la stessa identica capigliatura, i pantaloncini corti e persino un dettaglio che pochissimi hanno notato. Ibis è nota per cucinare, guardate caso c'è una tegliera sulla cintura rovente dell'evoluzione finale di Litten, quindi è proprio quel personaggio lì con tanto di tratti caratteristici. Quindi insomma, ragazzi, il Litten con gli steroidi è una realtà dalla quale non possiamo più fuggire. In realtà non è proprio così, ci sono delle cose che vorrei dirvi perché ho visto un'isteria di massa allucinante riguardo questi leak, questi disegni, e insomma vorrei chiarire un paio di aspetti. Il primo è che questi bozzetti non sappiamo bene a quando risalgano e presumibilmente si tratta di circa 2 anni fa. Perché? Perché gli starter sono fra i primi Pokémon di una generazione ad essere creati e qui si parla di bozzetti degli starter, quindi un momento nel quale Ken Sugimori stava progettando la loro fisionomia e le loro caratteristiche principali. Quindi insomma potrebbe essere che in questi 2 anni Sugimori abbia cambiato idea e abbia rivoluzionato il design di tutti e 3 gli starter. Non sarebbe neanche la prima volta, ragazzi, ricordate Latiken, quel robo che univa Blaziken e Latias nello stesso Pokémon perché originariamente erano la stessa cosa? Beh, poi successivamente Sugimori ha deciso di staccare i 2 Pokémon e creare Blaziken, evoluzione finale di Torchic, che è un leggendario che appunto era Latias. La seconda cosa che voglio chiarire invece è in merito al doppio tipo di Litten. La sua fisionomia, certo, può suggerire un tipo lotta, ma non c'è nessuna conferma o nessuna certezza riguardo il fatto che l'ultimo start di Litten sarà appunto fuoco lotta. Perché? Perché intanto lo schema dei colori richiama il rosso e il nero, cioè i 2 colori caratterizzanti del tipo fuoco e del tipo buio. E insomma, il tipo buio ad una tigre non sarebbe neanche male addosso, visto che ci sono altri animali feroci ai quali è stato attribuito questo tipo. Pensiamo ad Houndoom, un cane dell'inferno, oppure Crocodile, un coccodrillo particolarmente imponente. D'altra parte, la grande stazza di Litten non necessariamente è una testimonianza del suo tipo lotta, e questo perché alcuni tipo buio sono effettivamente molto grandi, pensiamo a Tyranitar oppure a Upa Libero. Vorrei porre la vostra attenzione su un ultimo dettaglio. Se questi leak si dovessero confermare esatti, o meglio, se questi bozzetti che ormai possiamo considerare ufficiali si dovessero rivelare essere poi il progetto finale dei 3 starter, è possibile che nella parte dedicata a Litten ci sia anche il primo stadio evolutivo dello starter di fuoco. Guardate con
attenzione a questa parte del link. Si vede l'evoluzione finale tenere in braccio altre due figure, come se le stesse facendo roteare su se stesse. Benché insomma ad alcuni siano sembrati dei Machamp, a mio avviso invece la testa di questi Pokémon sembra avere le orecchie da felino. E quindi probabilmente quello è il primo stadio di Litten molto abbozzato, e insomma che già quindi potremmo immaginare di venire muscoloso. Qui insomma ragazzi, dormite sonni tranquilli, non è detto che l'evoluzione finale di Litten sia a fuoco lotta, mentre se invece il design non vi piace, beh, su quello ci si può far poco, perché se dovesse essere definitivo non si può certo cambiare. Però una cosa ve la devo dire, avendo io un amore sconfinato per Rowlet, diciamo che l'evoluzione finale, se dovesse essere quella dei Link, sarei particolarmente contento. Insomma, un gufo che si chiude il cappuccio con le foglie, che tira delle frecce che in realtà sono le sue penne, secondo me è un concept veramente figo. Per Poplio invece molti si sono chiesti se effettivamente il suo design particolarmente femminile ci possa portare ad un'inversione di marcia rispetto alla distribuzione dei sessi degli starter. Infatti gli starter fino ad ora sono sempre stati prevalentemente maschi e raramente femmine, mentre invece Poplio potrebbe essere il contrario. Vi ricordo però al solito che di Pokémon molto simili a dei design femminili ce ne sono tanti, come Gardevoir, e un Pokémon come Gardevoir appunto è anche maschio, insomma nessuno se n'è mai lamentato. Ragazzi, che dire, per oggi abbiamo concluso, questa sarà la prima delle due parti del commentary di questo trailer, e insomma all'inizio il progetto era di fare un video di 40 minuti, ma ci siamo resi conto che la prima parte sulla teoria delle isole, dei capitani delle prove era particolarmente pesante, e siccome anche la seconda parte ha un sacco di teorie all'interno, insomma preferiamo darvi poche informazioni per volta, farvele metabolizzare in modo tale insomma che si possa comprenderle tutte. Siete anche voi convinti che i capitani siano più di 4 e anzi siano 8? Fatemelo sapere qui sullo spazio commenti di YouTube o sulla discussione ufficiale di Pokémon Millennium. E se questo video vi è piaciuto lasciate un bel like, però non un like normale, mi lasciate il bozzetto del vostro like del 2014 e poi vediamo se effettivamente è uguale al like che mi avete lasciato oggi, magari più muscoloso. In descrizione avete la pagina Facebook di Saidonia, alla quale potete lasciare un like per rimanere sempre aggiornati sulla programmazione, e il canale Telegram a cui iscrivervi per avere sempre in tempo i feed dei video. Noi ci vediamo domani a questo punto con la seconda parte del commentary, venerdì con il video su Pokémon Go, e sabato eccezionalmente, per non perdere più nessun video, avremo Pokéglitch, quindi non vi preoccupate, si fa tutto. Ciao ragazzi!